e come sempre i vostri conduttori saranno Piero, Alberto e Angela. Oggi parleremo dei rifiuti, noi dallo studio e i nostri inviati supereroi in giro per l'Italia. Alberto, cosa sono i rifiuti? I rifiuti sono tutto ciò che buttiamo. Una persona produce al giorno circa 1,5 kg di rifiuti. Ci colleghiamo in diretta da Firenze con Hulk e Thor. Ci troviamo qui a Firenze per scoprire chi sporca la nostra città. Hulk, spacca! Lì c'è qualcuno! No vabbè, ma l'hai visto sto qua? Mamma mia, è davvero bellissimo! E qua? Helle! Cosa? Se tutti facessero come voi, il mondo sarebbe una discarica. Ok, cerchiamo di non farlo più. Non vogliamo vivere nell'immondizia. Missione compiuta! Collegamento con Corvina in piazzale San Francesco. Ciao a tutti, sono Corvina, sono in piazza San Francesco e insieme vedremo se ci sono dei rifiuti. Cosa ci fate voi qua? L'hanno abbandonato qui! Non sanno che vi devono buttare dentro il secchio e non fuori? Ci potreste abbandonare là? Missione compiuta! Siamo qui in diretta con Batgirl e Catwoman. E siamo qui all'Ipercopo di Montevarchi. Siamo in cerca di malfattori. Vai, prendi tutto quello che ti serve. Allora, prendo tutto. Fermi, malfattori! Dove succede questo? Che abbiamo fatto? Per non inquinare dovete riusare le vecchie bottiglie e non quelle nuove. Venite con noi. Così non inquiniamo. Ecco, così si fa. Ora c'è la nostra conduttrice Angela entrando nello studio dei ragazzi speciali. Wonder Woman e Supergirl. Cosa si ricava dai rifiuti organici? Dai rifiuti organici si ricava tramite un processo anaerobico, cioè l'assenza di ossigeno, il metano, da cui si ricava di nuovo l'energia. Esatto, inoltre tramite un processo aereo, cioè con l'ossigeno, si ricavano invece i compost che servono a fertilizzare il terreno. Adesso invece andremo in collegamento con Superman alla discarica di Potere Rosso. Qui è Superman che vi parla. Oggi intervisteremo due impiegati che lavorano qui alla discarica di Potere Rosa. Siamo qui con Diego e Alessia. Quanto spazzatura arriva al giorno? Al giorno arriva più o meno 8.000 kg di spazzatura. Alessia, cosa succederebbe se non ci fosse la discarica? Se non ci fosse la discarica, il mondo sarebbe inquinato e saremmo sommersi dalla spazzatura. E dove va a finire la spazzatura? La spazzatura va a finire in delle vasche sottoterra. Salutiamo Diego e Alessia. Grazie mille. Salviamo il mondo dai rifiuti. Noi salviamo l'uomo dai rifiuti. Salviamo il mondo dai rifiuti. Dire attendi, wealth from you. Salviamo il mondo dallo desuetudo. Save the world from trash. Dire attendi, sweet with musa. Dunia no cureto buciamo.